Eccoci arrivati amici al settimo episodio di Trattori Storici Fiat. Siamo nel 1964 e ogni due trattori venduti, uno porta la sigla Fiat. So cosa state pensando, io questo trattore l'ho già visto. Ma non vi sbagliate perché, nonostante ne sia l'erede, questa non è la famosa piccola. La Fiat di metà anni 60 riesce bene a soddisfare il mercato interno e quindi mira ad espandersi a livello internazionale. Il trattore a marchio Fiat è robusto, affidabile e ad un prezzo equilibrato. Quello che manca è la personalità, l'immagine, e a Torino quindi rivedono gamma e linea. Per lo stile ci si rivolge a Pininfarina, il designer artefice della Giulietta Spider e di molte Ferrari. Fu in questa occasione che venne creata la regola che tutti i trattori in futuro avrebbero fatto parte di una serie con diverse potenze, trasmissioni e pesi, ma con un unico nome e un'unica linea estetica. Nasce così nel 1965 la prima serie di trattori Fiat, chiamata Diamante, slanciata, moderna e accattivante, e disponibile da 22 a 70 cavalli. Il nome Diamante non è casuale, venne scelto probabilmente dal taglio frontale del muso, che ricordava per certi versi una pietra preziosa. La serie si componeva dei modelli 215, 315, 415 e il 615, da ben 70 cavalli. Fu la prima volta in cui i veicoli venivano identificati con cifre che facevano riferimento alla potenza del motore, seguite nel caso della serie Diamante dal numero 15. Per esempio il 215 alle mie spalle era un bicilindrico da 22 cavalli. La serie, commercializzata a partire dal febbraio del 1965, presentava un buon livello di innovazioni, con nuovi motori, miglior comfort di guida e un più facile accesso alla manutenzione della macchina. Il nuovo cruscotto di tipo automobilistico era completo e ben leggibile, e sul 315 e 415 fanno comparsa le marce sincronizzate. Il modello 215 che vediamo oggi monta un bicilindrico a precamera da 1135 cm3, erogante 22 cavalli a 2300 giri. Il cambio era un 6x2 e il peso si aggirava intorno ai 970 kg. Disponeva della presa di forza ventrale per la barra falciante ed era una buona soluzione per i lavori di piccola fienagione. Salendo di livello troviamo il 315 con 4 cilindri e il 415, il modello di maggior successo della serie, che con i suoi 1550 kg rappresentava la macchina universale per ogni tipo di azienda. Solo nel 1965 ne furono venduti 15.000. A proposito, la serie Diamante ottenne un enorme successo e la produzione di Modena passò da 34.000 trattori nel 1964 a 41.000 nel 1966. E adesso facciamo un giro su questa fortunata serie con il modello 215. Bisogna però aspettare prima il preriscaldamento delle candelette, ci vogliono circa 40 secondi. Aspetta, questo è uno 0-100. Nella seconda metà degli anni 60 in Centro Europa nacque l'esigenza di trattori di maggior potenza e Fiat rispose con l'ultimo diamante, il 715 Automatic da 78 cavalli, con l'intento di affiancare il Fiat 80R destinato alla aratura pesante. Grazie per essere stati con noi e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Al prossimo episodio con i trattori storici Fiat. Alla prossima!